Salve, sono Peter Dichtiar e vi do il benvenuto ad un'altra puntata di Impatto sul Nord America. Oggi andiamo in onda dal nostro studio di Roma, qui a Fatima TV. Il nostro ospite di oggi è padre Paul Cramer, un esperto di Fatima con una vasta conoscenza dell'argomento. Ha studiato molto il fenomeno dell'infiltrazione massonica in Vaticano e nel mondo in generale, specialmente in relazione al nuovo ordine mondiale. Per riassumere, nella scorsa puntata abbiamo parlato delle dimissioni di Papa Benedetto XVI. Lei ha affermato che se è vero che le sue condizioni di salute sono alla base delle dimissioni del Papa, vi sarebbero però altri motivi che potrebbero aver influenzato la sua decisione. La massoneria non ha mai nascosto la propria intenzione di infiltrarsi nella Chiesa cattolica per prenderne il possesso, corromperla e distruggerla dal suo interno. È un progetto che hanno da secoli oramai ed il Papa deve combattere contro tutto questo. Una cosa che un Papa indebolito dall'avanzare dell'età non è più in grado di fare a dovere. Il progetto della massoneria è quello di venerare il demonio, rimuovere Cristo dal suo trono e porre Satana al suo posto. Per questo ci sarà sempre inimicizia tra la Chiesa di Gesù Cristo e la Chiesa dell'eresia, che è uno dei modi in cui si autodefiniscono i massoni, l'altra Chiesa, la controchiesa, come amano definirsi. Si sono infiltrati in Vaticano ormai da molti anni, senza mai menzionare la parola massoneria. Papa Benedetto XVI, alcuni anni fa, rilasciò un'affermazione sul fatto che i massoni sono realmente radicati a tutti i livelli nella Chiesa cattolica. Con le sue dimissioni, credo che Papa Ratzinger volesse fare il bene della Chiesa, dando ad essa l'opportunità di ricevere la grazia di Dio, che potrà intervenire attivamente facendo ascendere al soglio pontificio un Papa che sia in grado di combattere vigorosamente contro il più mortale dei nemici della Chiesa e della razza umana. Beh, se consideriamo che all'inizio del suo pontificato Papa Ratzinger non era per nulla interessato al messaggio di Fatima e ai suoi contenuti, e che invece negli ultimi anni ha affermato che la missione profetica di Fatima non è conclusa, forse possiamo vedere un altro motivo dietro alle sue dimissioni. Forse voleva far posto ad un Papa che avesse le possibilità di obbedire alle richieste della Madonna. Se non vado errato, fu nel 1985 che il cardinale Ratzinger, durante una conversazione privata, affermò abbastanza esplicitamente che la consacrazione della Russia non era stata compiuta. Si stava riferendo alla consacrazione del mondo compiuta il 25 marzo 1984 da Papa Giovanni Paolo II. Poi, nel 1989, venne imposta sulla Chiesa la linea del partito dei segretari di Stato. All'epoca era Casaroli, secondo cui tutti dovevano affermare che la consacrazione era stata compiuta. Quando Papa Benedetto è stato eletto, non sembrava troppo interessato alla questione di Fatima, ma mentre andava avanti il suo pontificato, si è interessato sempre di più al messaggio di Fatima e alla sua importanza. Ho parlato con un cardinale della Curia, il quale mi ha fatto il nome di un arcivescovo che fa parte della commissione interna sulle apparizioni di Fatima. È una commissione creata da Papa Benedetto proprio per esaminare la questione della consacrazione della Russia. Di recente, da alcune persone molto vicine al Papa, oltre che dalle stesse parole del Pontefice, abbiamo appreso che Papa Benedetto era tornato a pensare molto seriamente alla consacrazione della Russia e al messaggio di Fatima, e sembrava essersi convinto
che la vicenda di Fatima non era ancora conclusa e che anzi andava risolta urgentemente. Quindi è probabile che si sia dimesso anche per riuscire ad ottenere la consacrazione della Russia. Credo che volesse dare alla grazia di Dio l'opportunità di intervenire e di fare eleggere un Papa che abbia le energie per combattere le forze malvagie che si sono infiltrate nella Chiesa, cioè la massoneria ecclesiastica, un Papa che abbia sufficienti forze ed energia per resistere ad essa e portare a compimento la richiesta della Madonna. Quando leggiamo la Bibbia e le sue profezie, la parola del Signore scritta è riferita in modo chiaro e diretto. Nella Bibbia si parla della fine dei tempi e della venuta dell'Anticristo. Eppure la domanda che penso si pongano tanti nostri telespettatori è la seguente. Perché queste persone che hanno il potere in Vaticano e che dovrebbero conoscere bene la parola di Dio ed il messaggio di Fatima hanno permesso che accadesse una cosa del genere? È gente preparatissima che però ha permesso che accadesse tutto questo in Vaticano. Come mai? Non dobbiamo mai dimenticarci che uno degli effetti più deleteri del peccato originale è l'obnubilamento della ragione. Il nostro intelletto è propenso ad avere momenti di accecamento e spesso sono proprio i più eruditi a non riuscire a vedere il proverbiale elefante nella stanza. Ho incontrato personalmente diversi cardinali e vescovi in Vaticano, in totale circa 40, e molti di loro prendono assai seriamente il messaggio della Madonna di Fatima e la necessità di consacrare la Russia. Un arcivescovo mi disse: «Lei mi ha aperto molte finestre, lo sa?» Insomma, molti prendono seriamente questo messaggio, ma ve ne sono parecchi altri che invece non lo ritengono importante o che addirittura lo detestano. È una questione di grazia divina. Chi è aperto alla grazia divina e collabora con essa può vederlo. Gli altri che non vogliono vederlo, invece, non riusciranno mai a farlo, perché il loro cuore è chiuso alla grazia del Signore. Analizzando gli elementi positivi del messaggio di Fatima, in esso si promette un periodo di pace all'umanità grazie alla consacrazione della Russia. Ma esattamente che cos'è una consacrazione? È un atto difficile? Quanto ci vuole? Consacrare una persona o un oggetto significa metterlo da parte al servizio di Dio per uno scopo specifico. Nel caso della consacrazione della Russia, si tratta di un atto solenne e pubblico, ma è poco più lungo di una preghiera di 5 minuti, una preghiera che deve però essere solenne e pubblica. Il Papa e tutti i vescovi del mondo devono sincronizzarsi nello stesso giorno. Non serve che lo facciano nel medesimo istante, basta che avvenga nello stesso giorno, consacrando in modo pubblico e solenne la Russia al cuore immacolato di Maria. In questo modo, la Madonna ha promesso un periodo di pace per tutto il mondo e la conversione della Russia, che sarà salvata da Dio grazie ad essa. Convertire e salvare la Russia, donando pace a tutto il mondo. Sono queste le promesse della Madonna di Fatima. Perché la Russia? Perché la Russia è al centro degli equilibri geopolitici mondiali. Quando la Madonna di Fatima parlò di errori della Russia, che si sarebbero diffusi in tutto il mondo, la gente fraintese le sue parole, intendendole in un ambito storico troppo circoscritto. Per questo si è ingenerata una falsa teoria secondo cui ci sarebbe qualcosa di sbagliato nel popolo russo e alcuni hanno cominciato a considerare quella consacrazione come un atto poco amichevole o comunque di rimprovero nei confronti della Russia. È esattamente il contrario, anche perché, come disse Pio XI, persino il più evidente degli errori della Russia, il comunismo, fu importato in Russia da gente che non era certo di etnia russa, ma proveniente da Londra, dagli Stati Uniti, dalla Germania o dalla Svizzera. Furono queste persone a portare quella dottrina in Russia. Rovesciarono il governo dello zar e crearono l'Unione Sovietica, che assunse come proprio programma quello di annientare le nazioni sovrane, amalgamandole
in un sistema di governo globale, il che è identico al progetto massonico. All'inizio del secolo, le energie massonico-rivoluzionarie conversero in Russia, dove ebbe inizio la rivoluzione comunista, che poi non fu altro se non una continuazione di quella francese. Fu proprio da lì, da Mosca, dove si erano insediati i quartier generali di questa rivoluzione comunista, che vennero concepiti e implementati con ferocia tutti i progetti per distruggere la fede cattolica ed il buon governo in tutto il mondo, al fine di porre Satana in controllo della Chiesa e introdurre un unico governo mondiale. Anche se la Russia non è più ufficialmente comunista ed è ormai diventata una repubblica federale, come feci notare ad un arcivescovo, le potenze che crearono il comunismo sono ancora ben presenti nella nostra società e sono l'organizzazione economica più potente al mondo. Le parole di padre Pedro Arrupe, che sono riportate nella copertina del mio libro, Il mistero dell'iniquità, spiegano come tutte le istituzioni governative al mondo, da quelle educative a quelle bancarie, passando per la stampa, sono tutte in mano a quest'organizzazione atea e perversa. È dalla massoneria che hanno avuto origine gli errori della Russia. Furono importati in quel paese e Mosca divenne il quartiere generale di questo movimento nemico di Dio. Ma la Russia è stato un mero strumento nelle loro mani, da poter usare e disfare a loro piacimento. Per esempio, i progetti di circondare e conquistare la Russia sono messi nero su bianco nei documenti di politica estera del governo americano e sono stati stilati sia da elementi del Partito Democratico, come nel caso di Zbigniew Brzezinski, sia da gente del Partito Repubblicano, come nel caso dei documenti del Progetto per il Nuovo Secolo Americano. Entrambi parlano di un dominio globale delle potenze occidentali, cioè gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, sul mondo intero. Ma per farlo, essi devono prima esercitare un controllo assoluto sulla massa terrestre eurasiatica, il che significa Russia e Cina. Ma questo obiettivo politico è decisamente minaccioso per la Russia. Ma è ovvio, perché la massoneria desidera provocare una guerra su vasta scala tra le forze della NATO, cioè gli Stati Uniti e i suoi alleati, e quelle della Russia, ovvero la Cina e i paesi del Trattato di Cooperazione di Shanghai. Sarebbe una guerra catastrofica che comporterebbe la sconfitta degli Stati Uniti, ma in ultima analisi anche della Russia. Vi sono molte allusioni a tutto ciò in vari passaggi delle Sacre Scritture. I cinesi, nella loro ambizione di predominio mondiale, saranno il terzo incomodo che beneficerà da questa guerra tra gli Stati Uniti e la Russia, perché la Cina conserverebbe la sua potenza e invece di farsi sottomettere da un altro paese come la Russia, essa sarebbe la prima ad attaccarla ed invaderla per conquistarla. Come disse Confucio, così come non possono esistere due soli in cielo, sulla terra può esistere soltanto un imperatore. Ci sono quindi potenze globali che si stanno contendendo il dominio del mondo, ma questo porterà inevitabilmente ed ineluttabilmente ad un conflitto globale, una guerra mondiale che provocherà una catastrofica perdita di vite umane, l'annientamento delle nazioni e, dopo la guerra, la creazione di un governo mondiale ateo e perverso, l'impero massonico che ha come suo obiettivo l'eliminazione di oltre il 90% della razza umana, per porre al suo posto una nuova razza padrona dedita all'adorazione del diavolo. Che motivo hanno di ridurre così tanto la popolazione mondiale? Perché non li schiavizzano invece? Non hanno bisogno di così tanti schiavi. Considerano la stragrande maggioranza della razza umana come
inutili bocche da sfamare. Per loro la vita umana non conta nulla. Vogliono soltanto 500 milioni di schiavi. È chiaramente scritto nei loro documenti che ho citato copiosamente nel mio libro. Non me lo sono certo inventato io. So che suona incredibile. Ma se ci pensiamo, è lo stesso progetto che aveva Hitler. Non riesco a capacitarmi di come così tante persone considerino impossibile che la massoneria abbia un progetto del genere, quando Hitler e il nazismo trassero le proprie teorie direttamente dalla massoneria, facendole proprie. È una cosa talmente evidente. Un tentativo del genere è già stato provato da un certo Adolf Hitler. Il progetto della massoneria è lo stesso che aveva Hitler, sterminare la razza umana e introdurre al suo posto una nuova razza padrona. Sostanzialmente sono riusciti a detenere il controllo della situazione a livello mondiale senza che l'opinione pubblica se ne accorgesse, usando l'arma dell'inganno e della manipolazione. Credo sia alquanto evidente nella Chiesa di oggi, dove i fedeli non sanno più cosa fare o in cosa credere. Eppure le sacre scritture sono chiare ed il messaggio di Fatima e la relativa consacrazione della Russia sono dei rimedi divini a questo stato di crisi. Tuttavia, la confusione creata dai massoni sta impedendo ai cattolici di godere di questa soluzione. La mia domanda è: abbiamo ancora una speranza di salvezza? Sì, ma il vero problema è dettato dalla confusione che regna sovrana nella Chiesa di oggi. San Paolo ci metteva in guardia proprio contro questa situazione. Perché dal Vaticano, cioè il luogo dove risiede il vicario di Cristo, negli ultimi 50 anni sono giunti messaggi e segnali contrastanti, il che ha portato grande confusione e perdita di fede tra i fedeli. Ciò di cui abbiamo bisogno adesso è che per grazia dello Spirito Santo venga eletto un Papa che abbia chiarezza di pensiero e che sia risoluto. Un Papa che comprenda la necessità di consacrare la Russia e di restaurare le tradizioni millenarie della Chiesa. Un Papa che, passo dopo passo, ma celermente e con prudenza, possa realizzare la consacrazione della Russia. A questo riguardo mi hanno fatto molto, molto piacere le affermazioni del Patriarca di Mosca, Ilarion, il quale ha detto: speriamo che il nuovo Papa sia un tradizionalista. Perché il problema è che questa ecumenizzazione di stampo protestante della Chiesa Cattolica ha creato soltanto una grande confusione, ha portato alla perdita della fede in interi continenti, e questo a causa di messaggi da parte della Chiesa che sono stridenti e in conflitto tra loro. Da un lato si afferma che la Chiesa Cattolica è l'unica vera arca di salvezza, dall'altra che tutte le religioni sono valide e portano a Dio e al Paradiso. Quando la stessa istituzione predica due dottrine così in conflitto tra loro, è ovvio che il risultato può essere solo tanta confusione e la perdita di fede. Ma che cosa abbiamo guadagnato con l'ecumenismo imperante nel periodo postconciliare in relazione ai nostri rapporti con la Chiesa russo-ortodossa e quella ortodossa in generale? Assolutamente niente. Anzi, li abbiamo allontanati da noi ancora di più. Perché se una cosa si può dire degli ortodossi, è che essi sono veramente tradizionalisti. Sì, ma come riuscire a riunire nuovamente le due chiese? Davanti a scandali tremendi come quello della pedofilia nella Chiesa, come riusciremo a far riunire nuovamente le due chiese? Beh, Peter, ovviamente non possiamo cambiare il passato, ma con un Papa che ristabilisca la disciplina nella Chiesa possiamo impedire che gli errori del passato si ripetano in futuro. Tuttavia, per mezzo della consacrazione della Russia, ed è bene ricordare che, come ha detto Papa Benedetto, conversione vuol dire tornare al Signore con tutto il proprio cuore, ecco, quando la nazione russa sarà tornata a Dio con tutto il suo cuore, allora la conversione della Russia farà unire nuovamente la Chiesa di quel paese, fortemente tradizionalista, con la Chiesa romana. Unite assieme saranno una forza mondiale formidabile che porterà ad un rinnovamento della Chiesa e di tutta la nostra società, ricristianizzando quello che sfortunatamente è diventato un mondo post-cristiano del tutto laicizzato.
D'accordo, abbiamo avuto la risposta. Cioè che l'unica soluzione all'attuale crisi è la consacrazione della Russia, compiuta in una singola cerimonia dal Papa e dai Vescovi. Ma deve esserci di più nel messaggio e nel terzo segreto, non crede? C'è dell'altro? Quel che posso dire è che nel terzo segreto ci sono profezie catastrofiche, ma che esse sono legate ad una condizione. Se le mie richieste non verranno esaudite, disse la Madonna, allora la Russia diffonderà i suoi errori in tutto il mondo e vi saranno guerre, persecuzioni e l'annientamento di intere nazioni. Nel terzo segreto la Madonna entra nei dettagli rispetto alle armi terribili che potrebbero distruggere il mondo. Parla di disastri naturali dalle conseguenze simili a quelle di una guerra mondiale. Talmente gravi saranno le persecuzioni contro la fede cattolica che sembrerà come se la Chiesa non esistesse più. Ma tutto questo è legato all'obbedienza alla specifica richiesta della Madonna, la quale non ci ha dato il terzo segreto per spaventarci a morte, ma per spingerci all'obbedienza. Il messaggio di Fatima non è un messaggio di disperazione, perché la Madonna ci ha fornito una soluzione molto semplice a tutto ciò, la consacrazione della Russia. Ma ciò avverrà solamente quando il Papa e i Vescovi crederanno in essa e quando questi ultimi, cioè i Vescovi, obbediranno all'ordine del Santo Padre di consacrare quel paese. In fin dei conti si tratta puramente di una questione di conversione e di fede. Se la gerarchia cattolica avrà abbastanza fede per ottenere quella conversione, allora essa ritroverà un'unità persa da tempo e consacrerà la Russia all'unisono. Quando lo farà, la grazia del Signore scenderà su di loro, ma non prima. Il terzo segreto ci è stato rivelato integralmente, come ci ripetono da anni, oppure no? No, direi proprio di no. Il cardinale Ratzinger ci ha fornito elementi specifici del segreto e ha ripetuto queste sue dichiarazioni nel corso degli anni a più di una persona, ma non soltanto lui, perché diversi altri cardinali hanno letto il segreto nel corso degli anni e hanno tutti ripetuto la stessa cosa. Il cardinale Mario Luigi Ciappi, ad esempio, lesse il segreto e disse che in esso si affermava che la grande apostasia nella Chiesa avrebbe avuto inizio ai suoi vertici. Il cardinale Ratzinger parlò dei pericoli che incombono sulla fede e la vita del cristiano, affermando che il terzo segreto riguarda i novissimi, cioè i testi escatologici delle Sacre Scritture. Gli avvertimenti che la Madonna ha dato in altre apparizioni mariane ripetono che la Russia scatenerà una guerra mondiale, che vi saranno distruzioni e catastrofi, e gran parte di ciò che è stato costruito dall'uomo verrà distrutto. Questo è il messaggio che la Madonna dette alla beata Elena Aiello, beatificata da Benedetto XVI. La creazione di una controchiesa, una chiesa contraffatta, che la Madonna definì la falsa chiesa dell'oscurità, in un tempo in cui la chiesa verrà costretta a vivere in clandestinità e vi sarà una falsa chiesa al suo posto. Questo è il contenuto del messaggio che la Madonna dette alla beata Anna Caterina Emmerich, beatificata da Giovanni Paolo II. Quindi direi che l'annientamento delle nazioni è certo se non consacreranno la Russia in tempo. Tutto questo fa parte dei contenuti del terzo segreto. Vi sarà una guerra mondiale e una nuova fonte di energia che avrebbe potuto essere usata per il bene dell'umanità, per scopi pacifici, ma che usata come arma farà impallidire e sembrare primitive le armi nucleari. Tutto questo potrebbe compiersi prima del centenario delle apparizioni di Fatima nel 2017, come anche Papa Benedetto XVI sembra aver suggerito durante una sua preghiera a Fatima, nella quale si augurava che il trionfo di Maria potesse avvenire prima di quell'anno.
Altri che hanno letto Il Segreto hanno parlato più o meno dello stesso lasso di tempo per il completamento delle profezie del Terzo Segreto. Sempre Papa Benedetto, mentre si trovava a Fatima, ha affermato che non è ancora avvenuto il compimento del messaggio di Fatima. Lo ha detto molto chiaramente il nostro ormai emerito Papa Benedetto XVI. Fatima non appartiene al passato, come hanno invece dichiarato spesse volte Sodano e Bertone. Quali sono le sfide che dovrà affrontare il nuovo Papa? Contro chi e cosa dovrà lottare per riuscire in tutto questo? Una delle più importanti, secondo me, sarà una ribellione da parte di alcuni vescovi. È stato profetizzato dalla Madonna a Suor Elena Aiello e ad altre veggenti, come ad esempio Marie Jody Chaheny, molto stimata dal suo vescovo nella diocesi francese in cui viveva. Questi vescovi ribelli creeranno una controgerarchia e sarà allora che avverrà una rivoluzione di tipo comunista in Italia. Una rivoluzione che costringerà il Papa a fuggire dalla città eterna. Un Papa forte, pertanto, subirà un'opposizione fortissima da parte di questi ribelli. La Madonna però ha realmente predetto che verrà un Papa che ribalterà le politiche della Chiesa e sarà proprio all'ultimo momento che questi cambiamenti provocheranno una reazione forte ed una ribellione contro il Santo Padre, oltre che una rivoluzione in Italia. Padre, lei ha scritto un libro che affronta nel modo più dettagliato possibile il forte controllo esercitato dalla massoneria in Vaticano. È intitolato Il mistero dell'iniquità e potete ordinarlo via internet sul sito www.fatima.it. Per scrivere questo libro, padre, le ci sono voluti circa 20 anni di ricerche ed esegesi delle fonti, un'opera monumentale che era inizialmente destinata al Papa. Ma negli ultimi giorni lei ha inviato il suo libro a tutti i cardinali del mondo. Come mai? È fondamentale che tutti i cardinali elettori abbiano piena consapevolezza della gravità del messaggio della Madonna di Fatima e dell'assoluta necessità di obbedire alle sue richieste. Avendo questo in mente, i cardinali che andranno ad eleggere il prossimo Papa, dinanzi a Dio e alle loro coscienze, dovranno eleggere un uomo che sappia finalmente obbedire al messaggio di Fatima, al fine di evitare le terribili conseguenze rivelate dalla Madonna nel suo terzo segreto: l'annientamento di intere nazioni, una guerra mondiale, la perdita di innumerevoli anime, lo sterminio di più di metà della popolazione mondiale. Tutto questo avverrà se la Chiesa non risponderà al più presto alla richiesta della Beata Vergine e non consacrerà la Russia al suo cuore immacolato. Avremo una persecuzione mondiale contro la Chiesa cattolica, tale che quest'ultima verrà costretta a rifugiarsi nelle catacombe, come in passato, e così spietata che sembrerà come se la Chiesa sia scomparsa dalla faccia della terra. A meno di non prendere seriamente la Madonna di Fatima e a meno che non venga eletto un Papa che obbedisca al suo messaggio e consacri la Russia assieme a tutti i vescovi del mondo, in un prossimo futuro tutti questi eventi catastrofici potrebbero verificarsi. Vorrei ringraziarla ancora per il suo prezioso lavoro di ricerca e per essere stato qui con noi oggi. So che è molto impegnato e che deve tornare in Irlanda, quindi grazie ancora. E voglio anche ringraziare i nostri telespettatori di Fatima TV. Arrivederci. Questo programma vi è stato presentato da Fatima TV, l'unico canale dedicato al messaggio della Madonna di Fatima. È possibile seguire la nostra programmazione tutti i giorni sul nostro nuovo canale 217 del Digitale Terrestre. Trasmettiamo giornalmente la recita del Rosario in latino, seguito dai misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi. Inoltre trasmettiamo 4 messe latine tradizionali giornaliere a partire dalle 7 di mattina alle 23. Fatima TV ha una nuova sede, canale 217 del Digitale Terrestre.